provocazione in terra terra. E sapevo bene come andare a parare, sapevo bene che la sua intenzione è quella di migliorare, anche cambiare le cose della politica, il Consiglio Comunale e le commissioni, che quando ci si affida un incarico lo affronti in maniera professionale e professionista al massimo. Quindi lo sapevo, però io apprezzo molto quello che stai facendo di rendere il Consiglio Comunale più civile, più per bene, ridurre i costi della politica riguardante le commissioni, che sono uno degli scandali più terra terra per quanto riguarda le persone. Lascio stare poi alcuni nanetti o aneddoti delle commissioni consigliari, perché veramente sarei drammatico e veramente abilirei i giovani che hanno la generazione younger, i 18-36 anni che sono in sala, li abilirei e li lascio stare. Quindi capisco bene che tu hai portato il discorso alla professione tecnicistica del Consiglio Comunale. Però dammi il visto che faccio giornalista di salutare Dario Sanatario, che è l'espressione oggi un mestiere nobile, è un mestiere che perfino a quando non ce lo tolgono è un ordine professionale importante, quello degli avvocati o quello dei medici, e Dario a caso oggi è l'espressione più importante per quanto riguarda il giornalismo. Non solo non lo fa a solo, ma ad alto livello, quindi non è un piacere, è un piacere. Capacità oratoria, capacità di lettura, di analisi, di espressione, lo conosco da qualche anno, sta anche imparando che gli insegno il calcio, sta imparando anche a fare la cosa a centrocampo, di non andare sempre in profondità, di controllare le azioni, di non prendere i buoni contributi, lui ha preso tantissimi, quindi tornando a noi, la figura di Dario, oltre a salutare, mi ha ispirato quella parola che ho detto, che poi memorizzo, però non sbagliamo la descrizione. È passato in sordina perché purtroppo io ringrazio molto Dario, il Partito Democratico presente in stasera, avrei avuto piacere che ci fosse anche un'altra parte del Partito Democratico, che loro purtroppo per loro ha una doppia fazione, c'è una parte e una controparte. Però oggi devo dire, visto che tu anche ti scrivi per organi importanti, oltre a Radio Marte che è super importante, questa è una città che se non fosse stato per questi quattro consiglieri comunali, noi non saremmo nemmeno a livello della Siria o della Bulgaria. Perché mentre in Siria, anche se si ammazzano 1.000-2.000 persone, c'è dibattito, c'è contrapposizione di idee, anche con le pistole o con i muri, ma c'è contrapposizione. A caso se non fosse stato per i quattro soggetti politici che corrispondono ai nomi dei quattro consiglieri che sono presenti qua, e anche al loro segretario, ai loro amici, a coloro che credono in loro, se fosse stato per loro sarebbe stato in sordina. È la sordina che viene a livello di ordine di informazione, che noi ci mettiamo tutti i nostri impegni per darti, specialmente a te, visibilità e espressione, c'è stato difficile, proprio perché si è fatto in modo che la comunicazione, l'informazione, per quanto riguarda l'ente comunale, nonostante che a Bigge sia stata una coalizione democratica, tutti democratici, noi abbiamo la difficoltà ad esprimere e a darti la, tanto che qualche volta io ho avuto qualche informazione riguardante l'operato, non di Pasquale Puccio, Dario, non di Pasquale Puccio, ma del Presidente del Consiglio Comunale, grazie, o a Dario Sanatario, non siamo d'accordo, arrivi in questo istante, o grazie ad Emilio Polizia. Senza voi due non avremmo saputo nemmeno più del giorno del Consiglio Comunale. Quindi io ti capisco, te che può parlare a Arezzo, Bruxelles, cominciamo a sanare, ti capisco che ti approvo moltissimo, ti elogio di questo, voler parlare di Arezzo o di Bruxelles, ma cominciamo a sanare dei problemi che saranno pure a candidare per voi, ma finché sto a Casoria mi interessa questo problema dal punto di vista della nostra città. Cominciamo a sanare questo. E poi vediamo le altre cose. Dopodiché, visto che l'argomento è fatto poi sempre più importante, Giovanni no, ci darà il piacere e la possibilità di non parlare soltanto delle cose di cui dice maestro, del tecnicismo, ma anche di parlare una platea di molte cose, guardando come dicevo, per loro fortuna,
con nessuno a conoscenza. Quindi Giovanni Marigliano, piacere di spiegarci altri corsi della Unione, soltanto.